Ciao, buongiorno. Oggi vorrei iniziare con te questa mattinata leggendo Levitico, capitolo 19, versetti 17 e 18. E dicono così: Non odierai il tuo fratello nel tuo cuore, riprendi pure il tuo prossimo, ma non tirarti addosso alcun peccato per causa sua. Non farai vendetta e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso. Io sono l'Eterno. Levitico è un libro che descrive la sacralità e sottolinea il rispetto per Dio. Ed i testi che abbiamo letto oggi ci parlano non solo del rispetto nei confronti di Dio, ma anche del rispetto nei confronti della creatura che Lui ha creato, ovvero l'essere umano. Lui dice: non odierai il tuo fratello nel tuo cuore. Sembra facile dirlo, eppure non lo è. Quando un fratello, amico, chiunque esso possa essere, no? Ti fa saltare la pazienza, o peggio, ti ferisce. Lì automaticamente provi ad allontanare quella persona, è normale. La rabbia si accumula e senti quasi di dirle ti odio. E questa possiamo dire che è una parola molto pesante. Penso però bisogna differenziare l'odio dalla rabbia. Così come l'amare ed il dimostrare la felicità nei confronti di qualcuno. Cioè, amare ha a che fare con molte più cose, con i gesti, il tempo, la condivisione, cioè non è soltanto un sentimento dimostrato come lo è la felicità. Allora, allo stesso modo, l'odiare una persona ha a che fare non soltanto con il dimostrare un sentimento di rabbia, ma nell'opprimere, schiacciare, vendicare dei torti subiti, cioè in sintesi agire male nei confronti di una persona. Quando qualcuno ci ferisce, scatta in noi un sentimento di rabbia che viene poi coltivato, alimentato dal rancore. Ed è qui che si crea una lontananza e poi alla fine si evita la persona. Ma fondamentalmente, perché agiamo così, io mi chiedo? Il nostro corpo, la nostra mente, semplicemente reagiscono così. Cioè, quando una persona viene colpita, entra automaticamente in difesa ed è normale. Il problema sta nel come la persona poi esprime questa difesa. C'è chi si chiude in se stesso, c'è invece chi risponde con l'attacco. Ed è proprio qui che voglio arrivare, cioè in questi versetti Dio va esattamente contro quest'inerzia dell'uomo, no? Cioè Dio dice non odiare, anzi riprendi il tuo fratello, parla con lui, non fare vendetta, non serbare rancore, anzi ama il tuo fratello. E Dio ci sta dicendo di andare proprio controvento, di provare a gettare amore lì dove vorresti gettare soltanto rabbia. Personalmente mi è difficile provare rabbia nei confronti delle persone. Sono poche quelle persone verso cui ho avuto un tale sentimento ed ogni volta ho provato compassione, ogni volta mi sono sempre chiesta perché quella persona ha agito così nei miei confronti, cioè qual è il problema che sta affrontando questa persona. Cioè, se cambiamo il focus ed osserviamo di più l'altro, cambia tutto. Se noi ci focalizziamo sull'altro, scopriamo che anche l'altra persona sta affrontando chissà quante difficoltà. Allora mi chiedo, perché dovremmo aggravare ancora di più sul dolore che ha dentro quella persona? Magari gli urliamo contro, gli sbraitiamo. La rabbia è solo un frutto di un conflitto in fondo, se ci pensiamo. Cioè un conflitto che viene da dove? Dal male. E il male è da dove? Dal peccato. Il peccato che è entrato in questo mondo. Dunque, quella rabbia allora, quell'odio, è frutto del peccato. Un peccato di cui tutti noi in fondo possiamo dire che siamo vittime. È un peccato che non volevamo, eppure c'è. Dunque,
che colpa possiamo darne? Cioè, perché vendicarci? Perché odiare una persona? Sì, magari possiamo arrabbiarci, perfino odiare il gesto di questa persona, ma non possiamo mai odiare la persona in sé, perché quel gesto, cioè, non rappresenta in sé la persona. Quel gesto è soltanto un frutto di quel peccato. Non è la persona il problema, sono una serie di cose successe nel passato o anche attualmente la cui causa è soltanto il peccato. E Cristo, cioè, per primo ci perdona. Ma come? Come ci perdona Cristo? Cancellando il peccato in noi. Quel male che si è usato di noi, cioè è un male che ormai non è più parte di noi. In effetti, a dirla tutta, siamo proprio delle vittime, se ci pensiamo, tutti quanti noi, vittime del peccato. E cosa si fa quando troviamo davanti a noi una vittima? La ascoltiamo, tentiamo di capire la sua storia, cosa è successo, la difendiamo addirittura e proviamo a rialzarla, fino a quando, vedendola sorridere, allora sorrideremo anche noi insieme. Riusciremo anche noi, come Gesù, a distinguere le due cose, ovvero la persona ed il peccato che l'ha vittimizzata? Io penso che con l'aiuto di Dio riusciremo ad odiare di meno e perdonare ed amare di più. Che il Signore ti benedica. Amen.